Coup de Chance di Woody Allen, il film presentato al Festival di Venezia. È uscito ieri in anteprima nelle sale con un collegamento di Woody Allen in streaming su Zoom, che poi si è interrotto improvvisamente a causa di un disguido tecnico degli organizzatori. Dunque, questo film, interpretato da strepitosi attori francesi che io non conosco, racconta la storia di questa giovane donna, che lavora in una galleria d'arte, insomma, in una casa d'aste, ed è sposata con un ricco uomo d'affari un po' losco, interpretato in maniera straordinaria da questo attore francese, che però ha già un trascorso, ha già divorziato col suo primo marito, che era un artista bohemien. Quindi ritornano un po' tutti i cliché, tutti i topos del cinema di Woody Allen e non solo, quindi questa dualità dell'essere umano che oscilla tra il desiderio di legarsi a qualcuno che è un artista, il desiderio dell'arte, il desiderio della vita scapestrata bohemienne e il bisogno di sicurezza che, ad esempio, in questo film lega questa donna a questo ricco finanziere che si rivela poi un uomo, insomma, quantomeno di dubbia moralità, diciamo così. E la trama è molto semplice ed essenziale. Ad un certo punto la donna rincontra per caso per le strade di Parigi, il film è ambientato nel centro di Parigi. Rincontra un vecchio compagno di scuola e quindi ritorna, come dire, al suo errore originario, quello di amare gli artisti bohemien. Questo giovane uomo si è appena anche lui separato, cioè anche lui, la donna no, non si è separata, ma vive, diciamo, questa vita di apparente felicità in questa relazione con questo imprenditore che dal ghigno ricorda un po' Berlusconi per certi versi, anche se più magro, però diciamo funziona molto come gag comica la sua fisicità, anche nei quadri che appende nel suo appartamento in cui si autocelebra, insomma, come star della finanza. Poi non si sa bene cosa faccia, ma quest'uomo dice che aiuta gli altri a fare più soldi, quindi diciamo è un prestasoldi, forse un finanziere, un consulente finanziario ad alti livelli, non si sa. E lei invece si rincontra per caso con questo giovane uomo che gli rivela che in realtà, dai tempi della scuola, è stato sempre innamorato di lei, però non ha avuto mai il coraggio di rivelarglielo. Le cose sono andate così. Poi lui si è sposato con un'altra donna, si sono separati. Poi ha giurato di non restare più a Parigi. Ha fatto varie tappe in giro per l'Europa e poi, però, è tornato a Parigi. Ed ecco che qui il caso che leggo un po' su vari blog, varie riviste di cinema. Il caso rappresenta un po' il fondamento del cinema di Woody Allen, di questa ultima fase della sua filmografia. Io non la penso proprio così, penso che sia una piccola componente. E penso invece che i temi portanti di film come questo, che
ha una trama che si rifà in maniera molto evidente a Irrational Man e anche a Match Point, anche se Match Point è un noir, mentre questo è un film divertente, una commedia nera. Mi sembra che il fondamento del cinema di Woody Allen, non solo di quest'ultima fase, sia il turbamento amoroso improvviso che ci porta in questo tormento del tradimento, del recuperare queste emozioni giovanili, questi impulsi che in realtà sono impulsi erotici. Cioè, il cinema di Woody Allen tratta tematiche comunque superficiali, secondo me, in cui i personaggi si muovono in un mondo di superficie, cioè sono preda di impulsi erotici, di sogni in cui appunto attraverso il caso, attraverso questa piccola componente del caso, della fatalità, il tema portante però è il ritorno a quella genuinità della sessualità, dell'amore. Woody Allen in certi passaggi ce lo racconta come amore, ma si tratta più di passioni. In realtà i personaggi di questi ultimi film neanche si conoscono, si incontrano. Molti personaggi di Woody Allen si comportano così, sono preda di impulsi improvvisi, di passioni improvvise, di quelle che si chiama amour fou. Però di fatto neanche si conoscono, insomma, sono sogni, sono congetture, quindi teoricamente ciò che di più lontano c'è dall'amore, dal mio punto di vista, ovviamente. Però ecco, il fulcro mi sembra proprio quello dell'incapacità di restare fedeli e della voglia di recuperare questo erotismo giovanile, questa capacità di sognare, di vivere una passione, attraversa un po' tutta la recente filmografia di Allen. Per quanto riguarda i film che hanno una struttura di trama simile a questo, e la protagonista si trova a vivere questa passione con questo ex compagno del liceo in una soffitta, insomma, altro cliché, quindi il bohemien che vive nella soffitta parigina, e ovviamente i cliché nel cinema di Woody Allen sono divertenti, fanno sorridere, sembrano citazioni dei cliché, quindi sono elaborati attraverso una visione del mondo, un modo quasi di prendere in giro i cliché, di prendersi in giro, quindi di fare commedia e di divertirsi, quasi dicendo la vita è fatta di cliché, quindi non possiamo uscire da questi cliché, però divertiamoci con loro. E il cliché si amplifica con appunto questa donna che poi è divisa tra questa passione che recupera, insomma, la genuinità, la vitalità dei tempi del liceo non vissuti, questo amore impossibile, diciamo, e la vita invece ormai stabile della vita con questo uomo ricco dell'alta borghesia parigina. Il film è ambientato tutto nell'alta società parigina, quindi è fatto anche lì di una serie di cliché, di topos che ci raccontano il modo di parlare dell'aristocrazia parigina, che ha l'autista, che ha la cuoca, che si vede con gli amici per la caccia, insomma, tutte cose che abbiamo visto e rivisto in tanti film, raccontati in tutti i modi, e Woody Allen anche qui riesce in maniera molto divertente, nella sua estrema
semplicità di raccontare, perché il film è molto, molto semplice, come appunto tutti i film recenti di Woody Allen, sia come linguaggio, sia come racconto, come struttura della trama. E quindi questa donna vive tutto questo tormento diviso tra una vita che appunto aveva scelto per tirarsi fuori da questa relazione con questo bohemien che noi non vediamo mai nel film, e nel quale però ricade nella stessa trappola, mentre in realtà aveva cercato la sicurezza, l'inserimento nell'alta società parigina, e in qualche modo lei si racconta anche di amare questo personaggio, diciamo che è fondamentale nel film, questo del finanziere, di quest'uomo ambiguo che non si sa bene che lavoro faccia, molto ricco e che poi insomma rivelerà un lato oscuro e forse più che oscuro. Fino a un punto di svolta in cui lei scopre che, cioè lui, il marito, il finanziere, scopre che la moglie lo sta tradendo. Da alcuni dettagli, nella pausa pranzo del suo lavoro nella casa d'arte, non risponde perché ormai non riesce più a frenare questa passione, quindi si vedono molto spesso nel tempo continua questa relazione in cui si continuano a vedere nella soffitta, a fare l'amore, a incontrarsi, e lei fantastica sempre di più su questo vecchio compagno del liceo di cui si sta innamorando, e lui scopre che appunto lei un amante, ingaggia un investigatore, la fa pedinare, insomma, e da lì poi il film prende una deriva un po' diversa. Nella prima parte è più divertente, quindi ci si diverte molto nel modo in cui Allen fa recitare in modo meraviglioso gli attori, delinea i personaggi nella sua sceneggiatura attraverso gag che sono anche in alcuni casi puramente visive, anche se come tutti i film di Woody Allen è un film molto verboso e molto basato sui dialoghi. Woody Allen è amatissimo dal pubblico, ma non fa certo un cinema estremamente figurativo, è un cinema di attori, un cinema di dialoghi, un cinema di struttura narrativa, di trama, di intreccio, in cui ci sono dei momenti però che ci sono delle gag visive molto, molto divertenti, in cui l'immagine parla da sola, come appunto dei momenti nella casa del finanziere, quando appare il suo quadro in cui si auto glorifica e in cui riusciamo a scalfire la superficie dell'immagine, perché dopo quello che abbiamo appena visto, questo quadro, questa luce sinistra di una fotografia stupenda fatta da Vittorio Storaro, e vediamo che c'è qualcosa di sinistro in quest'uomo attraverso il quadro, attraverso questa immagine. Però, ripeto, non si tratta di un cinema nella sua forma più pura, quindi di un cinema estremamente figurativo, di un cinema pittorico, si tratta di un cinema di attori, un cinema di commedia, di qualcuno che era un comédien, un comico da live show. E questo si conserva nel suo cinema, anche se ci sono film più figurativi di altri. La cosa che colpisce della trama è l'estrema semplicità, cioè gli ultimi film di Woody Allen si basano su delle scritture, si basano sulla scrittura, quindi il film ci coinvolge perché è interessante la storia, è scritta molto bene, quindi ci sono
tutti i colpi di scena al punto giusto, la trama si complica e va verso l'eccesso nei punti esatti in cui lo spettatore viene colpito da questo sviluppo dell'intreccio. Gli attori recitano in maniera straordinaria, però insomma è tutto estremamente semplice, tutto un lavoro di scrittura ad hoc, di tempi giusti, perfetti, e di girare intorno a tutta una serie di cliché, di stereotipi che però vengono trattati e messi in scena in una maniera che ci diverte e ci cattura. E la fotografia del film è molto diffusa, molto luminosa, molto quasi irreale nei suoi colori, quindi una fotografia molto bella ma distesa, che non ha complessità particolari, ma esalta i colori, la luminosità, la luce diffusa, quindi è una fotografia in qualche modo in antitesi con la sottotrama noir che si sviluppa nella seconda parte del film. E direi che il film si può un po' dividere in due parti. C'è un primo colpo di scena che divide un po' il film a metà, cioè quando il marito scopre che la giovane moglie lo sta tradendo col bohemien, seguito poi da un ulteriore colpo di scena che non sto qui a rivelare, in cui il film cambia un po' tono e diventa più noir, in qualche modo anche scioccante, anche angosciante, anche se ovviamente queste scene scioccanti, tra virgolette, Woody Allen ce le racconta con la musica jazz briosa e allegra, con dei personaggi, dei killer che sono goffi, insomma, che fanno tenerezza quasi nella loro stupidità animalesca da scimmioni. Sono due scimmioni che lavorano, insomma, nella criminalità, che verranno incontrati sul lungo fiume, lungo la Senna. Però, nonostante questa confezione divertente, ironica, di fatto il racconto è agghiacciante, diventa poi agghiacciante. E io ho preferito più la prima parte del film, dove c'era un divertimento più puro e dove questa ironia, questo modo di mettere in scena i personaggi, i dialoghi, gli attori, era divertente, in questa appunto maniera magistrale ma nello stesso tempo superficiale di Woody Allen, raccontando questa alta borghesia parigina. Poi nella seconda parte invece, appunto dopo il colpo di scena successivo a questo in cui il marito fa pedinare la moglie, poi c'è un ulteriore colpo di scena che cambia completamente le sorti della storia, la trasforma in un thriller, in un giallo, e riprende essenzialmente i temi di Match Point, di soprattutto io ci ho visto Irrational Man. Però qui secondo me non ha la forza di Irrational Man, cioè sono temi che forse sembrano un po' ormai logori, cioè già raccontati dal regista in due o tre film in maniera migliore di questo. E appunto non c'è la forza per reggere questa unione, diciamo, della commedia con il thriller, quindi per creare secondo me un giusto equilibrio in questa commedia nera, che non è né troppo scioccante come Match Point o Irrational Man, né perde divertimento rispetto alla prima parte del film e rispetto ad altri film
di Woody Allen. Inoltre il finale si risolve in maniera, sembra un po' frettolosa, un po'... E in particolare proprio la conclusione del film avviene quello che sicuramente il drammaturgo Allen conosce bene, il Deus ex machina, quindi avviene un fatto, il caso, ecco qui ci si riaggancia appunto al tema del caso, della fatalità, ma mentre in Match Point il caso era collegato al resto degli eventi, qui sembra un qualcosa, proprio un Deus ex machina, cioè qualcosa che avviene così. E insomma, indebolisce un po' la risoluzione finale del film. Ci si crede perché il film è divertente, è fatto molto bene. Però, d'altra parte, ripeto, non ha la forza, che c'è in altri film, anche perché, ripete gli stessi temi, le stesse tematiche che ci sono che sono state già raccontate dal regista in altri film. Lo stile è quello tipico di Woody Allen, quindi brioso, divertente. I personaggi però risultano anche non particolarmente intelligenti, cioè nel cinema di Woody Allen non ci sono personaggi che hanno una consapevolezza più approfondita, sono appunto sempre questi personaggi in balia di questo jazz che va avanti in maniera scombussolata, scatenata. Sembra quasi che il jazz confonda le idee dei personaggi che sono sempre più in preda agli impulsi, alle passioni, incapaci di capire dove vogliono andare, cosa vogliono fare della loro vita. E con questa eleganza degli ambienti intellettuali che abbiamo visto nei film ambientati a New York, nei film americani, in tanta parte della filmografia di Woody Allen e in questo caso della Aristocrazia di Parigi, ed è un film insomma divertente, fatto molto bene, simpatico, che riesce diciamo a lasciare un ricordo gradevole e positivo nello spettatore che esce divertito e anche un po' scioccato dallo stile di Woody Allen, che altrimenti se non avesse questa scintilla in più non sarebbe Woody Allen. Concludo dando una mia visione molto, molto personale, molto di nicchia, se vogliamo, che per carità non vuole assolutamente dire nulla di più sulla grandezza di questo regista. Personalmente non mi lasciano un impatto forte i film di Woody Allen. Io li vedo un po' come un divertissement, geniale, per carità, fatto con uno stile molto, molto personale, ma che comunque puntano molto sulla struttura della trama, sul mettere tutti i colpi di scena al punto giusto, sul raccontare una storia che inchioda lo spettatore sia per il divertimento sia per le derive mystery che prende a volte nel suo cinema. Però ecco, non ho questo impatto memorabile, cioè il film non mi rimane un po' alla superficie, lo dimentico facilmente il cinema di Woody Allen. È una cosa, per carità, mia personale da spettatore. Le immagini non è che continuano a lavorarmi dietro più di tanto, e ripeto, in questo film ci sono immagini illuminate da questa straordinaria fotografia.
di questo gruppo di borghesi che si vede nella villa, che poi va a caccia. Ecco, lì ci sono alcune immagini nella villa mentre stanno pranzando nel giardino, molto ben strutturate, illuminate in modo eccelso. Però non, ripeto, non sono immagini che continuo a lavorare nel mio inconscio. Non so, avrò qualche problema nell'inconscio, non saprei, però ecco, non raggiungono quel grado archetipico, non mi colpiscono in modo tale che queste immagini dentro di me diventano delle icone su cui poi ragiono, magari che sogno di notte, insomma, queste grandi immagini che il cinema a volte mi regala. È un film carino, divertente, che funziona molto con il pubblico, e forse questo è un po' il segreto anche della grande carriera prolifica e fruttuosa carriera di Woody Allen, che queste commedie brillanti o commedie nere o questo stile, insomma, questo modo di raccontare piace molto al pubblico, anche perché non va in profondità più di tanto. Racconta appunto delle passioni, delle superficiali, di personaggi in balia di delle fregole, diremmo in Abruzzo, di fregole estemporanee, emozioni, emotività, impulsi erotici che si palesano dal caso, e quindi funziona, cioè sono divertenti e al pubblico piace. Concludo dicendo che è impressionante la forma smagliante con cui Woody Allen continua a girare film, anche se ne ha girati alcuni veramente brutti, come quello girato a Roma, non mi ricordo come si chiama, Rome with Love, veramente uno dei film. Sembrava un film dei Vanzina quasi. E poi ce n'era un altro anche molto brutto, adesso non mi ricordo il titolo. Però ecco, questo film ha una carica, un'energia che in una persona di 87-88 anni sembra non comune, perché appunto sembra un film di un adolescente. Amori quasi adolescenziali, recuperi di primi amori del liceo, vivere queste passioni che non erano le passioni che avrebbero dovuto distruggere l'essere umano, cioè chi è in preda di queste passioni giovanili non dovrebbe risentirne in maniera grave e invece puntare alla saggezza da vecchio che si è guadagnato con il vivere la propria vita. Nel caso di Woody Allen sembra assolutamente il contrario, sembra che ha proprio queste passioni, questi istinti primordiali lo tengano in forma smagliante, e anche la vitalità del suo cinema, di questo film, il ritmo incalzante, la struttura quasi implacabile della trama che aggancia lo spettatore alla poltrona, sia per Allen una specie di elisir di lunga vita, quindi meno che mai stare lontani dalla saggezza in questo caso significa irrobustirsi sempre di più e vivere, insomma, baciati dalla fortuna, dalla salute, da tutto quello che serve, in una maniera veramente esemplare.